Bentornati in Victoria 2. Siamo diventati finalmente padroni del Giappone, ma ancora qualche terra non è sotto il nostro controllo. Questo però lo possiamo risolvere rapidamente con una serie di eventi. Intanto lanciando la nostra nazione verso una competizione di tecnologia con le nazioni occidentali. Cambiamo la nostra border policy. Firmiamo la Convenzione di Ginevra. E tutto il resto sembra a posto. Perfetto. Allora, prima cosa, smobilitare. Perfetto. Quindi riportare a casa sia il nostro esercito sia la nostra marina. Dopodiché c'è da ragionare sul pesantissimo debito pubblico. Allora, tagliamo la marina, non ci serve la marina, tagliamo l'amministrazione e persino la scuola. Questo non sembrerebbe portarci in pari, ma magari con un po' di ok, no, siamo più o meno in pari. Il Guatemala ci deve dei soldi, bene, ce li dia. Non abbiamo bisogno di entrare in guerra col scusate, con il Guatemala. E Tosa ci ha offerto un'alleanza. No, perché penso che diventi nostra a breve. Acceleriamo un momento. E cominciamo anche la riforma agraria, che cambia alcune materie prime, spero sinceramente per il meglio. Ed eccoci qua, siamo finalmente il mega shogunato del Giappone. Stiamo cominciando a guadagnare qualche soldo e a questo punto possiamo riaprire tutte le aziende e finanziare tutte le aziende. Questo dovrebbe risolvere il problema della disoccupazione molto rapidamente e quindi possiamo cominciare a dedicarci al debito. Allora, il nostro esercito è qua che sta soffrendo, 40, dividiamolo in due, 37 e 3. Ok, magari facciamo una cosa diversa. Ok, 3 li abbiamo comunque persi. E ora spacchiamo questi in due. Spero di continuare ad avere la fila di generali Tokugawa che avevo prima del regno. Qui c'è bisogno di un po' di soldati. Allora, prima di comprare i soldati però vorrei veramente uscire da questo debito e la siamo usciti dal debito, perfetto. A questo punto un po' di esercito. Abbiamo dei dragoni, dei cruisier e persino degli ussari. Un paio di ussari per favore. E forse troppi, assolutamente troppi. Ecco, questi dovrebbero andare bene, chiudiamo. Come marina potremmo continuare a espanderci. E
E ci sarebbe da cominciare a pensare a espandere le nostre aziende. Mentre abbiamo una bella ribellione in atto. E è veramente una bella ribellione in atto. Speriamo che sia una di quelle ribellioni di samurai che riusciamo a sedare molto rapidamente con le nostre truppe moderne. Nel caso raddoppiamo scendo un momento di velocità, perché a questa velocità si capisce poco. Andiamo tutto, dividiamo in due, perfetto. Selezioniamo il primo contro questi, il secondo contro questi, e abbiamo quasi sedato completamente la rivolta. Qui ci sono altri riottosi, 19 contro 27, non va bene. Ok, è cominciato ad andare bene adesso, è assolutamente andato bene. Ok, continuiamo. Ed è un problema quello dei rivoltosi, non c'è dubbio. Non abbiamo nessuna ricerca, continuiamo con l'impressionismo. Ok, e a questo punto ci sarebbero da espandere tutta una serie di aziende, ci vorrebbe un po' di aiuto dai nostri amici capitalisti. Vediamo di dare una spintarella ai capitalisti in questa regione dove abbiamo già molte industrie. E vediamo se cominceranno a lavorare su un po' di effettive effettivi progetti per conto loro, perché è un po' il bello di questo gioco, l'idea che si giochi un po' da solo, cioè che il grosso della produzione non sia in mano nostra. Allora, qui intanto abbiamo da ripagare un debito, lo ripaghiamo. Ed è il momento anche di alzare un po'. Proviamo ad alzare l'amministrazione. Abbiamo un bel esercito. Ci sono ancora ribelli in giro. Vediamo se posso andare a prenderli su quest'isola. Posso. Posso, immagino, andare anche a prenderli su quest'isola. Perfetto. E allora cerchiamo di sedare una volta per tutte questa rivolta. E siamo sulla soglia del diventare una superpotenza, perché siamo arrivati al nono posto. Ok, ritorniamo qua. E qui ci sarebbe da liberare un po' di
coordinazioni, ci vorrebbe un bel tasto di automazione per queste rivolte. Ed effettivamente voi mi potrete dire, ma quanto è bello effettivamente muovere tutte le truppe una per una, eh? No. Magari poi anche non sbagliamo i tasti. Assolutamente no. La cosa migliore di Victoria 3 sarà la gestione automatizzata degli eserciti. E ogni volta che mi trovo a muovere queste pedine in Victoria 2, distraendomi da tutto il resto del grande piano generale, non posso fare a meno che pensarlo. Allora, abbiamo ancora dei disoccupati, andiamo a cercare dove abbiamo disoccupati. Qua, perfetto, ampliamo l'azienda. Qua ampliamo l'azienda e non posso ampliare dalle altre parti, ma lasciamo andare. Siamo diventati un filino più jingoisti per il fatto che effettivamente ora siamo molto occidentali. Ok, ah, cambia, ecco. Purtroppo avremo una rivolta via l'altra, temo. D'altronde abbiamo rivoluzionato il Giappone. E controrivoluzioni sono quello che ci si aspetta. Allora, abbiamo preso l'impressionismo, a questo punto possiamo fare un po' di treni. Treni che speravo sinceramente venissero costruiti dai nostri capitalisti. Ecco, queste sono le ultime truppe. Ok, e anche questi consolidiamoli e dividiamolo in due. Bene. Ok. A questo punto abbiamo un altro po' di debiti da saldare. E un'altra rivolta giacobina. Fortunatamente il nostro esercito non ha problemi a sedare queste piccole rivolte. Stanno continuando giacobini, socialisti, anarco-liberali. E ci sono anche movimenti per le riforme. Ah,
C'è stato un classico errore di calcolo dai nostri economisti. Possiamo perdere un po' di stockpile o avere militancy. Perdiamo lo stockpile, va bene così. E attenzione, attenzione. Mi sono distratto un momento e siamo diventati una superpotenza. In realtà non abbiamo ancora scalzato l'impero ottomano, ma succederà a breve. Allora, a questo punto, possiamo ripagare un po' di debito? Sì, non tantissimo. E sui 3.000 il debito. Abbiamo un. Una bottarella così. Ok, continuiamo a migliorare l'industria nel mentre. Addirittura salite al settimo posto nel mentre, anche se non si è ancora aggiornato la classifica delle superpotenze. Ok, andiamo a ripagare il nostro debito. Ci siamo quasi anche con il debito e ora ci vorrebbe proprio il poter. Allora, qui abbiamo ancora un sacco di disoccupati, qua bisogna ampliare le aziende. I capitalisti non capitalizzano. Forse il nostro sistema di governo non è corretto. È una monarchia assoluta. L'impero del sole, il Giappone, la terra del sole levante, per così tanti anni dall'arrivo delle navi nere, ovvero quello dell'ammiraglio Perry, e gli gaijin, gli stranieri, sono per la prima volta arrivati sulle nostre terre, sulle nostre spiagge, la nostra nazione. E vabbè, sostanzialmente siamo una superpotenza. Lo siamo? Lo siamo, eccoci qua, shogunato del Giappone. Bene, e ora è il momento di cominciare a far danni. Andiamo a prenderci il Vietnam. Parti intercambiabili, via. A questo punto dovremmo essere in grado di ripagare il nostro debito. Ottimo.
penso di poter anche pagare tutta l'amministrazione, quasi tutta l'educazione e tagliare le tasse ai ricchi. E questo sinceramente spero invogli i nostri maledetti capitalisti a fare il loro mestiere e cominciare a ampliare le aziende. Nel mentre mi ci metto io con i fondi pubblici ad aprire un po' di altre aziende qua dove abbiamo molti, molti, molti disoccupati. Ho accumulato un bel po' di soldi, devo dire. Ok. Ok. Aumentiamo l'opinione, vediamo se riusciamo a metterli in sfera. Abbiamo queste isole ancora non colonizzabili. A un certo punto potremmo entrare in conflitto con la Russia, che è ancora comunque più potente di noi. Noi in realtà a questo punto possiamo creare un esercito di 102 soldati, unità, divisioni, boh, come diavolo si chiamano, e una marina ancora più decente. Vediamo nel mentre se possiamo tirare nella sfera. Ok, sono amichevoli. Il prossimo giro dovrebbero essere nella sfera. Non capisco sinceramente perché i capitalisti non facciano il loro mestiere. Nel mentre abbiamo Military Industrial Complex. Perfetto, ci dà dei bonus sulla ricerca nel campo militare. Ok, qui possiamo andare al massimo. Abbassiamo totalmente le tasse sui ricchi e vediamo se questo aiuta effettivamente a arrivare a far partire gli investimenti. Vorrei sinceramente. Oh, abbiamo finalmente un po' di investimenti e finalmente si stanno degnando di costruire le ferrovie. Li lascio fare. E qui abbiamo ancora da ampliare le nostre industrie. Siamo all'1% della produzione d'acciaio, al 2% della produzione di vestiti, di tessuti.
5% del vino è sake giapponese. E c'è veramente molta gente che vuole entrare nelle nostre industrie. A questo punto penso che possiamo aggiungere il Vietnam alla nostra sfera di influenza e via. Perfetto. Chi altro possiamo prendere a questo punto? Il Vietnam l'abbiamo preso. Questo è il Regno Unito. Penso sia il momento di concentrarci sulla Cambogia. Non ci vuole benissimo, ma che più o meno è già su quel livello. A questo punto noi potremmo cominciare veramente a costruire un esercito enorme e ragionare sull'impero cinese, che è una nazione non civilizzata, che non ci vuole bene. Non penso che abbiamo un casus belli, ma possiamo ragionarci effettivamente sull'invasione del Giappone, della Cina, ma nel mentre effettivamente stiamo andando alla grande su una serie di altri fattori, possiamo cominciare a pensare di costruire il nostro enorme esercito e soprattutto continuare la nostra rivoluzione industriale, ora che i capitalisti sembrano essere entrati in campo. Naturalmente qui mancano un sacco di risorse, ma voglio lasciarli lavorare e vedere se effettivamente riescono a costruirmi tutte le ferrovie in autonomia, che è un po' la ragione per cui ci occorre avere un po' di capitalisti nella nostra nazione. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Siamo diventati uno stato, uno shogunato consolidato, stiamo cominciando a allargare la nostra capacità diplomatica, mettendo nella nostra sfera di influenza un po' di nazioni. E nel prossimo episodio continueremo la nostra piccola rivoluzione industriale e vedremo se sarà il caso di prendersi qualche pezzo della Cina. Al prossimo episodio!